storia nasce da un mio impegno, diciamo così, di carattere civile, nel voler ricostruire la vita dei cinque uomini di Via Fani, che morirono il 16 marzo del 1978, all'incrocio fra Via Fani e Via Stresa, appunto dopo un attentato delle Brigate Rosse che rapirono in quella circostanza Aldo Moro. Quegli uomini erano Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino e Francesco Zizzi, tre poliziotti e due carabinieri. Questa storia, per riprendere la domanda, nasce da una spinta di carattere personale che feci a mio padre prima, che se ne andasse, per una determinata circostanza che lo aveva, come dire, riguardato, nel corso della sua vita, nel 1977. Lui aveva conosciuto, vero, uno dei cinque uomini. Esattamente, per puro caso, gli dette un passaggio in autostrada e era rimasto in panne. In autostrada nell'estate del 77 aveva conosciuto uno dei cinque uomini, Francesco Zizzi, che dette poi la vita in Via Fani al primo giorno di lavoro, cioè lui si era fatto trasferire come vice brigadiere da Parma a Roma e voleva sposarsi con la sua fidanzata Valeria Bianchin. Purtroppo questo sogno non l'ha mai portato a compimento, nonostante l'abbia quasi sfiorato, perché era riuscito a farsi trasferire a Roma. Valeria Bianchin abitava a Latina. Purtroppo però, il 16 di marzo in Via Fani è morto al suo primo giorno di lavoro, è stato massacrato dal fuoco brigatista.